Come avete intuito, Book Sofia è un festival complesso, importantissimo, di grande rilievo e ha richiesto il lavoro di molte mani e di molte menti. Prima tra tutti, però, vorrei qui l'esperienza del direttore di questo festival, il professor Domenico Palumbo. Professore, buongiorno. Buongiorno ragazzi, grazie di essere. Professore, complimenti per questa iniziativa. Io la definirei quasi un'iniziativa unica nel panorama, almeno di buona parte della nazione, non crede? Troppo buona e il ringraziamento a tutti i grandi ragazzi che stanno lavorando per questo festival. Professore, da lei vorrei una sintesi, in uno slogan, l'essenza di Book Sofia. Lo specchietto retrovisore della macchina. Ah, benissimo. E se Book Sofia fosse un luogo, visto che le macchine ci portano di luogo in luogo, che luogo sarebbe? La piazza, l'Agora. L'Agora, perfetto. Professore, è stato preziosissimo nella sua sintesi, la ringrazio. E un applauso al professor Domenico Palumbo, grazie. L'Archeo Club ha avuto un grande alleato per mettere su, per far funzionare questa manifestazione, questo festival. L'alleato più grande dell'Archeo Club è stata l'amministrazione comunale di Massa Lubrente e in particolare le persone del sindaco Lorenzo Balducelli, dell'assessore al turismo Giovanna Staiano e dell'assessore alla cultura Sergio Fiorentino. Vedo che sono qui con me, li vorrei sul palco per un breve saluto. Un applauso agli amministratori che ci raggiungono. Benvenuto Buongiorno. al sindaco, benvenuto all'assessore Staiano. Sindaco, cosa rappresenta Massa Lubrense per Book Sofia? Ah, penso che Massa Lubrense rappresenti per Book Sofia un punto importante. Questa manifestazione, avere qua tanti ragazzi nel mese di dicembre, in una giornata bellissima, penso che sia già la maggiore La gratificazione che risposta possa alla mia avere. domanda. La ringrazio molto e vorrei invece sapere dall'assessore Staiano che contributo, buongiorno a lei assessore, che contributo può rappresentare il Festival della Classicità per lo sviluppo turistico ed economico di Massa Lubrense. Buongiorno a tutti, benvenuti ragazzi, grazie per aver accettato di nuovo questo invito. Siamo al Festival della Classicità, seconda edizione, organizzato dall'Archeo Club con la collaborazione dell'amministrazione comunale, che crede tantissimo in questo progetto, anche per il risvolto turistico, culturale che può avere per Massa Lubrense. Come diceva chi ci ha introdotto in questa bellissima manifestazione, Massa Lubrense per noi rappresenta forse il luogo prediletto per poter discutere di cultura, di legalità, di ambiente, di archeologia, quindi per questo crediamo tantissimo in questo progetto e siamo vicino alle scuole, siamo vicino a chi vuole partecipare a questi 3 giorni anche per una formazione. La mia è voce è un po' stampata. rotta dall'affanno, ma sono arrivato di corsa. Non è un problema, abbiamo avuto piacere nel suo Volevo semplicemente fare un augurio a questi ragazzi con una bella immagine che mi si è presentata stamattina scendendo da casa qui a Massa, vedendo una piazza piena di gente. Cioè, questa piazza piena di gente è un po', per tornare alla classicità, la rappresentazione di quella che nell'antica Grecia era l'agorà. Cioè, la piazza non è solo un luogo fisico, ma deve essere un luogo pubblico inteso nel più alto senso, cioè di scambio alla luce del sole, in maniera trasparente e addirittura è un modo di partecipazione diretta alla vita sociale. Perché come diceva Aristotele, l'uomo è un animale sociale, cioè l'uomo è un animale tra l'uomo inteso come genere umano, non come maschietto, facciamo questa presentazione. L'uomo appunto si differenzia dagli altri perché trova nell'incontro e nella socializzazione un momento per crescere anche dal punto di vista culturale. Voi oggi avete la possibilità di cogliere la sensibilità dell'amministrazione comunale che vi ha voluto dare un'opportunità. Mi rendo conto che le sezioni sono tantissime e sono affollatissime, però
cercate di prestare veramente attenzione a quello che vi diranno i relatori, perché queste vogliono essere giornate di ausilio alla vostra formazione, a essere i protagonisti della società di domani che vi affidiamo. Grazie. Grazie, grazie mille all'assessore Fiorentino. E parlando di istituzioni, il nostro ringraziamento va certamente alla Regione Campania, che ha sostenuto il progetto di Buxofia con un contributo importante. Un applauso per la Regione Campania. Grazie. Un altro notevole aiuto aggiunto a Buxofia dall'area marina protetta, Monza Campanella, e vorrei qui con me il presidente del Verde Parco, il dottor Michele Giustiniani. Buongiorno dottore. Il sostegno del Parco Marino al Festival è stato certamente importante per la dimensione concreta, operativa, però suppongo che alla base ci sia altro. Che cosa coniuga, secondo lei, la classicità e la tutela dell'ambiente nella società postmoderna? Intanto grazie per l'invito. Partecipa a questo festival che sicuramente oggi è importante, ma diventerà tra i principali di tipo culturale a livello nazionale. Ce lo auguriamo. La partecipazione delle interazioni chiaramente non è solamente quella che si vede nel tabellone, cioè di tipo economico finanziario. Forse è più importante al di là della partecipazione dei progetti, perché massa di cade interamente nell'area della Punta Campanella. Soprattutto forse può essere importante un piccolo spunto che potrebbe dare il mondo. Dovrebbe stare un tema ai media, quindi educazione rivolta ai giovani, in questo caso l'educazione di tipo ambientale. Sergio Fiorentino, diciamo, sottolineava l'aspetto anche ambientale dei discorsi che si fanno oggi. Devo essere veloce, lo so, già mi stai guardando in cagnesco. Faccio solo uno spunto velocissimo. Che cos'è un'area marina protetta? Un'area marina protetta, diciamo, è l'individuazione di una zona, in Italia ce ne sono circa 25-30, zona di mare, in questo caso, quindi Punta Campanella, 15.000 ettari e 40 km di costa, da, diciamo, sottoporre a una normativa di tipo restrittiva. Lo spunto che vi do è questo qua. La nostra area marina protetta ha delle peculiarità molto importanti, cioè è stata fatta in una zona fortemente antropizzata dove c'era una serie di attività economiche. La nostra missione in questi anni è stata, non facile, quella di dover coniugare gli interessi di tipo biologico, quindi della tutela della biodiversità, con gli interessi di tipo anche economico, onde evitare che, come si morisse di fame. Quindi uno spunto è questo, alla luce di quello di cui si parla oggi, l'educazione rivolta ai giovani. In un periodo in cui si parla per esempio di buco dell'ozono, oggi la riflessione è quella di tipo ambientale, per permettere ai nostri figli di vivere meglio. Potrei dilungarmi dicendo che, diciamo, siamo stati bravi dal punto di vista tecnico, perché ci siamo dotati di un regolamento molto snello, abbiamo dato fruizione al parco, all'origine le amministrazioni hanno scelto un sistema gestionale con il 50% a massa lucrenze. Dobbiamo essere ancora di più bravi oggi, perché dobbiamo autofinanziarci, e il mio invito è visitare l'ultima nostra creatura, la visiterete in questi giorni, il centro visite, che è un centro di tipo interattivo con acquari e telecamere da fondare. È un centro che coniuga passato e futuro. Passato e futuro. Quindi la riflessione è di tipo ambientale. Grazie, grazie, grazie dottor Giustiniani. Mi fa piacere invitare qui invece adesso l'architetto Stefania Porcelli, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, perché anche l'Ordine degli Architetti ha sostenuto in maniera notevole il progetto di Buxofia. Buongiorno architetto. Buongiorno a tutti. Architetto, gli architetti che parteciperanno alle sessions riceveranno dei crediti, evidentemente ci deve essere una relazione tra l'ordine, gli architetti e la classicità. Ci accenna brevemente a questa relazione, appunto, a questo legame? Allora, buongiorno a tutti, Stefania Porcelli, vicepresidente dell'Ordine Architetti di Napoli. Sono stata delegata dal Presidente a salutare tutti voi qui presenti. Ho voluto fermamente partecipare a questa iniziativa, alla sua seconda edizione, in quanto, diciamo, esposta in consiglio, abbiamo condiviso i contenuti della manifestazione, per cui quest'anno l'Ordine degli Architetti ha concesso non solo il patrocinio ma anche l'accreditamento. Di fatto architettura e anche cultura, tutto ciò che è il ricordo, diciamo, del bagaglio del passato, ci crea una forma mentis che ci fa andare avanti nella progettazione, come nel nostro caso.
ci guida. Della classicità, diciamo, i temi sono stati ripresi quest'anno nella Biennale di Venezia e anche ad Archeda, l'ultima mostra convegno che si è chiusa a Napoli domenica, dove di fatto ci siamo rifatti nei convegni alla triade vitruviana. Permettono di andare avanti, di crescere, esatto. Ma di non perdere ciò che è stato. Non perdere di vista, diciamo, la norma, le leggi che ci riportano un po' le leggi di Platone, l'arte vista come educazione. Quindi tutto quello che ci sembra lontano e nel passato, quello che vorrei dire a tutti questi ragazzi, diciamo, che studiano, non è un qualcosa che rimane nella nozione, ma che ci sarà di aiuto nel futuro, qualsiasi sia il filone, diciamo, e la scelta professionale che voi facciate. E Book Sofia intende svolgere proprio questo ruolo formativo. Grazie, dottoressa. Grazie, grazie, buongiorno a lei. Volevo ringraziare un amico che non è oggi qui tra noi, ma che sostiene sempre tutte le iniziative dell'Archeo Club e che ha dato un contributo importantissimo per l'allestimento di questa manifestazione. Ed è il giornalista Carlo Franco, al quale vorrei tributare un grosso applauso. Grazie. E allora, stamattina qui in questa piazza ci sono tanti adulti, ci sono degli studiosi, ma ci sono anche tanti ragazzi. Ragazzi, ci siete voi, perché Book Sofia ha uno sguardo particolare nei vostri riguardi, che sarete il nostro futuro, e in voi si vuole mettere il seme della conoscenza proiettandolo verso il domani, così come avete sentito da tutti questi interventi. Stamattina ci sono tra noi diversi ragazzi delle scuole superiori, alcuni allievi del liceo Marone che seguiranno i laboratori, gli incontri, altri ragazzi che affiancheranno l'organizzazione di Book Sofia, ci saranno gli allievi del San Paolo che si occupano dell'accoglienza, invece gli allievi del Grandi che saranno protagonisti del laboratorio di, che si svolgerà all'interno della Proloco, e il laboratorio di mosaico, e poi ci sono gli alunni del liceo Salvemini che si occuperanno delle interviste. Ma oltre questi ragazzi delle scuole superiori ci sono anche i ragazzi delle scuole degli istituti comprensivi del territorio lubrense, gli istituti Bozzaotra e Pulcarelli, perché Book Sofia si rivolge anche alle menti più giovani, alle menti più piccole. E quindi vorrei con me, se ci sono, i dirigenti dei due istituti. Vedo il dirigente Rita Parlato dell'Istituto Comprensivo Pulcarelli. Dirigente, prego, mi raggiunga. E non so se c'è il dirigente dell'Istituto Comprensivo Bozzaotra oppure un suo rappresentante. Ah sì, c'è la professoressa Grazia Persico, in rappresentanza del comprensivo Bozzaotra. Buongiorno. Al dirigente Rita Parlato dell'Istituto Comprensivo Pulcarelli vorrei rivolgere una domanda. Intanto il ringraziamento per aver aderito alla nostra manifestazione, e poi volevo chiederle come è stata accolta dai docenti e dagli alunni l'idea di partecipare a questo Festival della Classicità. Molto bene. Innanzitutto volevo ringraziare tutti gli alunni che sono qui. Questo festival è veramente qualcosa di bellissimo. Io sono grata all'amministrazione comunale per aver avuto questa idea, e sia i docenti che gli alunni si sono entusiasmati a questi percorsi. Abbiamo cercato di farli partecipare ai laboratori possibili, naturalmente anche con consigliati dagli organizzatori. Vorrei dire a tutti gli alunni presenti, sia quelli delle scuole superiori che quelli della scuola secondaria di primo grado, di cogliere questa grande opportunità, perché il nostro futuro è comunque sempre fatto partendo dalle origini e dalle idee basilari che ci ha lasciato il mondo classico. Grazie, grazie per questo invito. E invece vorrei dare la parola alla professoressa Grazia Persico, vicaria dell'Istituto Comprensivo Bozzaotra di Massa Lubrense. Professoressa, da lei volevo sapere come ritiene che possa risultare qualificante per un piano dell'offerta formativa la partecipazione ad un Festival della Classicità da parte di ragazzi delle scuole medie, quindi di ragazzi ancora giovani.
Comunque sono piccoli, comunque noi sin dalla scuola primaria si inizia questa conoscenza del territorio e della storia del territorio. Massa Lubrense è ricchissima di storia classica, il mondo classico per noi è alla base di tutto. E nella nostra offerta formativa è sempre presente questo discorso della ripresa della classicità, della conoscenza, attraverso sempre le manifestazioni che si fanno sul territorio, a cui partecipiamo sia come docenti sia come ragazzi, sempre con grande interesse. E che devo dire hanno un eco importante anche presso le famiglie. Sì, assolutamente sì, quindi c'è stata un'adesione, abbiamo anche noi cercato di partecipare ai laboratori che potessero essere adatti ai nostri ragazzi, consigliati appunto dagli esperti, abbiamo cercato di coinvolgere varie classi, anzitutto, e quindi questo ci rende, vi ringrazio da parte del preside di questa, ringrazio l'amministrazione, la Q Club, di queste bellissime, interessantissime occasioni. Grazie a voi per essere presenti, grazie, e ringrazio anche tutti gli altri dirigenti degli istituti che hanno aderito, così come i docenti che hanno fatto di questa esperienza una strumentazione didattica e metodologica per le loro offerte con i ragazzi. E a proposito di educatori, un ringraziamento importante per la sua presenza lo vorrei rivolgere al nostro parroco Don Gennaro Boiano. Non so se Don Gennaro è qui. Stefano, lo vedi? No, Don Gennaro non c'è, però la piazza può tributargli un applauso, perché la presenza di una persona che si prende cura della formazione dei ragazzi in maniera così costante e così viva è qualcosa di importantissimo per un territorio. Grazie a Don Gennaro. E allora, io penso che i nostri saluti istituzionali siano terminati qui. Vorrei però la persona principe di questa manifestazione. Stefano, tocca raggiungermi. Un applauso al presidente dell'Archeo Club, Stefano Rocco. Buongiorno. Stefano, ci siamo. Ci siamo, sì. Mente e cuore adesso viaggiano insieme all'unisono. Guarda, mi sembra di stare ancora galleggiando così nell'aria, perché dopo oltre 4 mesi di lavoro intenso, vedere finalmente realizzato quello che è un piccolo sogno, vedervi tutti qua, veramente è una gratificazione straordinaria. E questo dimostra che per lavorare per i giovani vale la pena. Vale la pena lavorare per i giovani, perché la risposta c'è. E ringraziando il Dio c'è anche una risposta dal cielo che ci ha mandato. E questa è una cosa di primavera che non c'è, bellissima. Che abbiamo, quando abbiamo spostato 6 mesi fa la data di Book Sofia a dicembre, abbiamo tremato per 6 mesi, e oggi invece grazie al buon Signore siamo venuti e siamo illuminati da una luce veramente che ci irradia e ci proietta verso il futuro. Ecco, il mio compito è molto semplice. Innanzitutto devo ringraziare tanti, che non basterebbe un'ora per poter elencare quanti hanno dato una mano, su tutti i miei collaboratori dell'Archeo Club, i nostri giovani, ma il mio compito è semplicemente quello di dichiarare aperta la seconda edizione di Book Sofia, il festival della classicità. Un applauso forte, fate sentire il vostro entusiasmo per la partecipazione a questo bel momento di crescita sociale, di crescita culturale. Allora, buon festival a tutti! Grazie al nostro presidente, grazie Stefano Tricone. Buon viaggio ragazzi, un applauso al ciclo raduno. Ah, e li vediamo tutti colorati là, no, sono qua. Allora, però scusate, prima stavate là, poi ho visto dei caschetti colorati, siete passati alle mie spalle. Bici, rispetto a chi sta qui, abbiamo fatto uno sprint per venire vicino. Benissimo, allora Rosario Acone guida questo gruppo. Sì, sono praticamente maestro MTB, anche se il mezzo non è un MTB, stamattina c'aveva le ruote bucate, e guida turistica, quindi stanno in ottima assistenza. Perfetto, allora posso dire che possono partire adesso? Partite, un applauso a questo sprint! Forza! E fammela la rosatella!
Scienza Pedali che, ripeto, ribadisco, stasera sarà anche in spettacolo alla sala, sul web ed in particolar modo sulla pagina Facebook di Booksofia, che è aggiornata in tempo reale, quindi vi consiglio di prenderla in considerazione per leggere il programma e per avere immediatamente notizia di alcuni avvisi che potrebbero portare delle variazioni alla manifestazione. Oltre lo spettacolo di stasera, domani sera c'è uno spettacolo teatrale sempre nella Sala delle Sirene alle 18 dal titolo Il Mondo Invisibile, e penso di non aver dimenticato nulla e nessuno. Dino, tanti auguri a te! Oggi Massa Lubrense è in festa, il nostro sacrestano storico Dino compie 80 anni. Dov'è Dino? Si è nascosto, però la piazza già si sta preparando per stasera. Voglio un applauso fortissimo per Dino, che manco a farlo apposta può rappresentare quasi l'emblema di questa manifestazione di quest'anno. Non è una coincidenza, o forse una coincidenza piacevole, che una memoria storica della nostra terra sia festeggiata proprio in questo giorno in cui la storia si proietta verso il futuro. E allora non mi resta che augurarvi buon Festival della Classicità a tutti. Buona Booksofia, buona giornata, tanti tanti auguri. Quanto tempo?